Anche i ragazzi di Maranello contribuiscono al mantenimento della sicurezza negli spazi urbani. Gli studenti della classe terza B delle scuole medie Galilei hanno organizzato una raccolta fondi destinata alla sistemazione di luoghi pubblici come i parchi. La somma raccolta è stata consegnata al sindaco Massimiliano Morini. L'iniziativa rientra in un progetto più ampio sulla legalità che vede coinvolta la scuola maranellese ed è stata coordinata dalla professoressa Giuliana Rebottini. Abbiamo deciso di intraprendere queste esperienze, quindi di consegnare questi fondi dopo aver visto in giro, aver scoperto, aver osservato ciò che poteva essere significativo per noi e per l'amministrazione. I ragazzi ci hanno accompagnato nei luoghi che frequentano normalmente, quindi siamo andati nei parchi, nei luoghi dove si riuniscono i giovani in genere e abbiamo visto situazioni di maleducazione, di degrado, di cattivo utilizzo delle cose, della cosa pubblica. Come è avvenuta la raccolta di questi fondi? Mediante una bancarella molto semplice di vendita di oggetti un po' natalizi, visto il periodo, e anche di dolci, di torte preparati da loro con l'aiuto e la supervisione delle mamme e delle nonne. E questa bancarella l'abbiamo realizzata il 15 di dicembre in occasione del ricevimento generale degli insegnanti qua a scuola, quindi ha partecipato un notevole numero di genitori tutta la scuola.